Bentornato nel mio canale YouTube, vi auguro una felice e calda giornata con i vostri cari. Oggi è giovedì 15 aprile 2021, di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi. Oroscopo Ariete. Situazione stagnante, tutto fermo. Di nuovo giovedì è già metà mese, sarà colpa delle vacanze di Pasqua, più vitaioli di quanto avrebbero dovuto. Ma la situazione vi appare stagnante, almeno per voi abituati a correre. Luna in seconda casa amica di Plutone, che invece vi guarda di traverso, incitandovi a pianificare meglio il vostro lavoro. Anche dagli amici, alias Giove Acquariano, oggi non arrivano grandi incoraggiamenti, piuttosto qualcuno vi chiede un prestito, al quale, un po' per ripicca, un po' per reale penuria, rispondete piccati con un bel no. A infondervi questa forza reattiva il sestile in gioco tra il Sole, il vostro inquilino e Marte, l'astro guida, due energie planetarie possenti in casa vostra, che vi spingono a rimbeccare, a sgomitare in auto o in bici, a filare più veloci di quanto non sarebbe consentito. Un filo di dispiacere per aver perso Venere, che oggi vi dà il BB, ma non si spinge, passerà in seconda casa in combutta con la Luna per evitarvi una multa, tra l'altro meritata. Astro tarocco del giorno per Ariete. Le stelle. L'amore è romantico e spesso platonico, sul piano personale i partner sono degli autentici sognatori e dalla loro parte sta l'abnegazione, il romanticismo, il coinvolgimento affettivo. L'amore porta con sé i suoi frutti che potrebbero essere anche gravidanze. I single incontreranno le persone giuste e con molta determinazione. Oggi è richiesta una speciale attenzione da parte tua, cerca di non distrarti in tutto ciò che farai. Fai attenzione a un conoscente molto pettegolo. È giunta ora che prendiate una decisione sul vostro lavoro, cercate di valutare bene rischi e pericoli, e considerate bene quello che valete. Buone nuove in arrivo per i nati di domenica e di lunedì, arrivano telefonate interessanti e SMS di rilievo, anche se per alcuni degli episodi nel corso della giornata potrebbero guastare la festa. Non trascurate impegni importanti a favore di cose che potreste fare anche successivamente, tenetevi concentrati sulle cose importanti e veramente necessarie. Per quelli che hanno subito o stanno per subire una delusione in amore, sappiano che presto ci saranno importanti novità in tutti i campi. Per i single è il momento della rinascita. Non chiudetevi a riccio, se vi chiudete gli altri non avranno modo di notarvi e apprezzarvi. Fate della pazienza una virtù e siate umili in tutte le situazioni. Oggi potreste fare degli incontri interessanti. Meglio una certezza oggi che mille speranze domani. Tuttavia non siate pessimisti sul vostro futuro. All'orizzonte ci sono ampie schiarite, basta saper attendere. Oggi capirete una questione che prima vi risultava difficile da capire e mettere a fuoco. Fate della pazienza una virtù e sappiate usare le parole giuste per comporre un rapporto che vi sta a cuore. Dovrai chiedere aiuto ad un'amicizia per allentare i controlli ed agire più liberamente. In ambito affettivo, sarai talmente impegnato a corteggiare una nuova fiamma che trascurerai persino di occuparti delle tue faccende personali. Sarete ricche di fascino, frizzanti come una coppa di champagne e nessuno oserà fermare le vostre avance sentimentali. Un appuntamento a cui avevate dato poca importanza potrebbe invece rivelarsi un'opportunità interessante, ricca di prospettive future. Ci è qualcosa di molto impegnativo che vi attende in questa giornata. La serietà dei vostri comportamenti vi potrebbe aiutare professionalmente, attirare dalla vostra parte alcuni alleati importanti. Dovete portare avanti il vostro progetto con decisione, anche perché non avete tempo per tornare indietro. Accompagnati dalla vostra tipica solarità espansiva, vi preparate a una giornata in cui riuscite a portare a termine molte vostre iniziative, specie se appartenete alla prima e alla seconda decade del vostro segno. Venere, Marte, il Sole e Saturno vi preparano il terreno giusto su come muovervi e per agire. I vostri conviventi sono sorpresi dalle capacità di organizzazione e di coordinamento che sapete dimostrare in casa. Dov'è finita la vostra tipica tendenza ad essere caotici, a voler fare tanto e tutto insieme, spesso tralasciando di fare, all'ultimo, la cosa più essenziale.
La giornata di oggi e in generale in questo periodo siete con il morale piuttosto giù, avete bisogno di riposo. Nonostante questo, l'amore e le emozioni che state vivendo sono positivi. Problemi solo se si vivono due storie parallele, è il caso di chiuderne una. Bene il lavoro, qualche possibilità in più soprattutto per chi lavora in proprio, punto. Il segno dell'Ariete in questa giornata di giovedì sentirà il bisogno di riposarsi a causa di una stanchezza fisica e del morale a terra. Meglio staccare la spina e ricaricare la batteria. L'amore, però, procede alla grande e regala belle emozioni. Sul lavoro arriverà qualche possibilità in più, tenetevi pronti, punto. Bye bye a Venere che se ne va e oggi vi pianta in asso raggiungendo la Luna e Urano nella vostra seconda casa, dove vi porterà via i regali di compleanno, ma soprattutto vi indurrà a regalarvi qualcosa di nuovo ed elettrizzante. Consolatevi, nel segno vi restano ancora Mercurio e il Sole, quest'ultimo in sestile a Marte. Dunque ottime idee e pensieri veloci, seguite da azioni immediate e ottimi contatti con l'esterno. Se il capo, alias Plutone, rompe le scatole, potete farvene un baffo, la partita oggi la vincerete voi, punto. Amore ed Eros, stranamente possessivi, cosa che al partner non andrà molto a genio, abituato al vostro stile sportivo e disinvolto anche in amore. Risultato, qualche vivace battibecco, coinvolgendo magari amici di famiglia che prenderanno le vostre parti, o le sue, anche loro in disaccordo, punto. Se state aspettando che una persona vi si dichiari o che vi dia una risposta, tranquilli, ci saranno ottime notizie in arrivo, che vi riempiranno il cuore di gioia e restituiranno fiducia e serenità in amore, punto. Vi avvicinate ai sentimenti con il tocco giusto di delicatezza e seduzione. Se avete una relazione in corso, potrete mettere basi più solide alla storia progettando mete comuni insieme alla vostra dolce metà. Sfruttate il vostro fascino sempre così fresco e irresistibile. Se siete single e festeggiate il compleanno nella prima decade, alcuni cuori in inverno attendono solo il vostro caloroso intervento per essere letteralmente scongelati, punto. Lavoro e denaro, il capo non è un simpaticone, ma se lo stipendio è buono e il lavoro non presenta particolari problemi, andate avanti tranquilli cercando di ritagliarvi il vostro spazio libero con impegni da gestire in autonomia. Bravi nei contatti con il pubblico o con clienti selezionati, realizzate velocemente ciò che vi viene chiesto, a volte persino presagendo pensieri e desideri altrui. Spese extra in cosmetici e indumenti, da quando i negozi hanno riaperto i battenti vi comportate come con l'Eucaristia. Prenderla tutti i giorni fa bene allo spirito, ma attenti a non fare confusione, non si tratta esattamente della stessa cosa. Carrello strapieno anche al supermercato, tutti alimenti bio, con preferenza per il verde, ma anche qualche alimento stravagante che attizza la vostra curiosità, punto. Cercate di imporre la vostra autorità, seppur minima, per evitare che approfittino del vostro entusiasmo e delle vostre indiscusse capacità per sgravarsi di responsabilità affidandovi altri compiti, punto. Vi lanciate in ambizioni di alto livello in campo lavorativo, specie se avete abbracciato la libera professione. Saturno in aspetto positivo, se siete della seconda decade, vi predispone piattaforme su cui poter cominciare nuove operazioni commerciali e proficue collaborazioni, punto. Benessere, prudenza alla guida, oggi il piede nervoso tende a schiacciare un po' troppo di sovente l'acceleratore e il rischio di multe si va accentuando. Che non vi salti in mente poi, con la scusa dell'asporto, di farvi un aperitivo e poi correre come matti, le sanzioni saranno durissime, punto. Scarse energie, ma si tratta di una fase passeggera. Farete il doppio della fatica in qualsiasi situazione e sarete stanchi e stressati. Per rimettervi in forma, pensate a una pausa tutta per voi, punto. Per lei, spendaccione, ma ora che avete ritrovato il peso forma volete giustamente metterlo in mostra. È primavera, cantava lo stornello, svegliatevi bambine e vestitevi con qualcosa di bello e acconcio, punto. Per lui, l'idea di un'auto nuova vi stuzzica, ma poi considerato l'inquinamento e la prospettiva di soluzioni elettriche decidete di rinviare. La soluzione è una bella bici pieghevole, costa meno, vi fa i muscoli e soprattutto non sporca l'aria, punto. Colore delle emozioni, giallo sole, punto. Barometro dell'umore, sereno, punto. Pagellina del giorno, sentimenti,
7. Attività, 7. Finanze, 8. Benessere, 7. Punto. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video. Il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.